Benvenuta Maria Grazia. Oggi, 23 gennaio, 100 anni fa, nasceva Vilnius Maria Gimbutas, una donna davvero incredibile, archeologa, scienziata di un valore inestimabile. Il suo lavoro ci ha portato a fare un passaggio di consapevolezza, di paradigma verso quello che noi definiamo la preistoria, in particolare il Neolitico. Il suo lavoro è stato comparato nell'ambito dell'archeologia a quello di Champollion, che ha decifrato i geroglifici egiziani grazie alla stella di Rosetta, e a Schliemann, che ha effettuato gli scavi a Troia. L'arco dei lavori di Maria Gimbutas, delle sue analisi, delle sue ricerche, dei suoi scavi, va dal Paleolitico superiore fino circa all'età del bronzo, quindi copre un arco rilevante di tempo. Ha avuto una vita travagliatissima, la sua assistente e curatrice John Marler dall'87 ha scritto una biografia dettagliata che stiamo traducendo, e tra l'altro ho letto che sua nonna fece una profezia alla sua nascita dicendole: darai qualcosa di importante al mondo che eviterà alle persone di ammalarsi. Comunque, un personaggio, una donna estremamente affascinante. Io ti volevo chiedere quali sono le esperienze di vita di Maria che hanno contribuito alla sua unicità di sguardo su questa preistoria. E allora sono contenta di essere qui con te oggi in questa giornata che è così, diciamo, importante per Maria Gimbutas, e colgo anche l'occasione per dire che la figlia di Maria Gimbutas Sigibile, quando iniziai il mio lavoro di traduzione, mi disse che l'accento del nome della loro famiglia è sulla prima sillaba, quindi si dice Gimbutas. Più importante della vita di Maria Gimbutas, che è stata più determinante per lo svolgimento della sua opera e per le sue scoperte, credo proprio che sia la sua origine lituana e il tipo di famiglia in cui si è trovata a formarsi, a crescere, e ovviamente le prime esperienze dell'infanzia e dell'adolescenza. La Lituania infatti è un paese in cui la cristianizzazione è avvenuta abbastanza tardi, nel XIV secolo, per cui diciamo che a livello popolare sono rimaste tutta una serie di usanze, di credenze e di anche un ciclo di rituali, di feste, che si è diciamo in qualche maniera andato a unire alla nuova religione cattolica, creando diciamo una situazione abbastanza singolare a livello diciamo europeo, per cui convivono diciamo con la nuova religione tutte le caratteristiche, le usanze e le credenze della vecchia, chiamiamola della vecchia, della religione preistorica. E quindi Maria è come se crescendo avesse già conosciuto, diciamo, quello che poi avrebbe lei scoperto con le sue ricerche, che lo avesse già comunque assimilato in qualche maniera attraverso i modi di dire, le feste, i proverbi, eccetera, che insomma, soprattutto le persone, diciamo, di servitù della famiglia, quindi più connesse con il mondo contadino, le riportavano appunto tutta questa serie di credenze collegate soprattutto a un culto della dea o la sacralità del serpente o cose di questo genere. E poi lei, diciamo, che crescendo in questa famiglia, diciamo, molto patriottica, perché la Lituania ha avuto un problema di perdita dell'indipendenza, e il periodo in cui è vissuta Maria è stato quello in cui c'era insomma un dominio straniero, e quindi c'era il problema di mantenere un'identità nazionale.
e quindi suo padre ci teneva molto nei suoi studi, che, e anche sua madre, che fra l'altro è stata la prima donna medico in Lituania, e quindi ci tenevano molto che lei seguisse un corso di studi molto vicino alla Lituania, quindi scuole di lingua lituana, eccetera, eccetera. E poi lei, diciamo, proprio per preservare le sue radici e per mantenere l'identità appunto nazionale, ha avuto fin da ragazzina questo desiderio di conoscere, per esempio, le usanze folcloristiche, per cui lei raccoglieva le dainas, i canti popolari. È stato uno dei suoi primi lavori, diciamo, di ricerca. E da lì poi anche ha avuto anche poi il lutto precoce del padre a 14-15 anni, anche questa cosa l'ha segnata, per cui si è indirizzata anche verso lo studio delle usanze collegate alle sepolture e nel suo paese, quindi nella zona baltica. E la sua tesi di laurea infatti è proprio su questo argomento. Sceglie quindi un indirizzo di studio che è sì archeologico, ma già fin dall'inizio è connesso agli studi di linguistica e di storia del folklore, di etnologia, e quindi il suo background, diciamo, che già si è formato nella sua età giovanile, per cui poi tutto il suo percorso attratto, insomma, da questo humus iniziale. E poi purtroppo appunto con suo marito, appena subito dopo la laurea, mentre stava scrivendo il dottorato di ricerca, con l'invasione sovietica si è ritrovata a dover fuggire proprio con la tesi sotto braccio e la figlia in braccio nell'altro, insieme al suo marito sono andati in Germania, dove lei è riuscita fortunatamente a sostenere l'esame di dottorato, e poi nel 1949 si è trasferita negli Stati Uniti, dove si è trovata poi a Harvard, dove è stata selezionata in quanto conosceva molte lingue europee e appunto aveva la tesi, aveva la laurea in archeologia, e quindi poteva tradurre tutti quei documenti riguardanti l'archeologia europea, soprattutto dell'età del bronzo, tutti i documenti, anche quelli poi, tutto quello che riguardava i baltici, erano tutti documenti scritti in lingua sovietica, in lingua russa soprattutto, o comunque in lingue slave o lituano, o lingue comunque non accessibili facilmente al mondo della cultura occidentale. E quindi lei ha fatto un prezioso lavoro per diversi anni, diciamo un lavoro abbastanza fatto così, un po' la tenevano quasi in uno scantinato, diciamo, a tradurre questi documenti, perché in quell'epoca, agli anni 50, vigeva proprio il sessismo, per cui quasi clandestinamente, diciamo, Maria Gimbutas ha cominciato a fare le sue ricerche parallelamente alle traduzioni, insomma, che andava facendo, insomma, che le venivano richieste. E tutti questi anni di lavoro hanno comunque fruttato poi quel grande tomo sull'età del bronzo europea, che è stata la sua prima opera importante. Da lì poi ha cominciato a ricevere dei riconoscimenti, dei finanziamenti, ma non a Harvard, poi è stata chiamata a UCLA, all'Università della California, e lì ha avuto la cattedra di archeologia europea, che insomma dal 63 in poi ha tenuto fino a poco prima della sua morte, che è avvenuta nel 94. E quindi lì a UCLA finalmente ha potuto chiudere con l'età del bronzo e ha preferito dedicarsi appunto a un'età un po' più antica, al neolitico, probabilmente sia perché un po' meno studiato e c'erano meno materiali a disposizione, quindi ha organizzato diversi scavi in Europa, tutti insomma di siti dell'età neolitica.
e ha cominciato a utilizzare la datazione a radiocarbonio in questi scavi, non nei primi, fino a Sitagroi ancora no, però insomma da Achilleion in poi ha potuto utilizzare queste nuove tecnologie e metodologie. E in questa maniera ha persino appunto retrodatato, insomma, i reperti hanno consentito la retrodatazione dell'età neolitica, per cui si è scesi dal 5000 al 7000 avanti Cristo. In questi scavi lei ha collaborato anche con archeologi illustri come Colin Renfrew, che è stato un suo amico e collega, e ha raccolto questa mole imponente di dati che in qualche maniera lei si è trovata quasi per prima a dover in qualche maniera decodificare, insomma, o comunque catalogare, sistemare, perché ogni volta quando si fa si fanno degli scavi in un sito, poi si fa la relazione degli scavi e si deve pubblicare questo. Però oltre alla descrizione di ciò che si è trovato, eccetera, la Gimbutas ha sempre tenuto anche ad andare un po' oltre, anche a interrogarsi sulla natura di questi reperti, sul loro significato, eccetera. E in questo è stata aiutata appunto da tutto il suo background, che abbiamo detto, di etnologia, storia del folklore, mitologia comparata, tutte queste, diciamo, informazioni che lei già aveva accumulato negli studi precedenti le sono stati di aiuto, oltre alla sua formazione, ovviamente, il suo curriculum di studio classico e normale. E la cosa che, diciamo, che l'aveva sorpresa in maniera particolare era il numero enorme di statuette che si trovava. Persino veniva presa in giro da Colin Renfrew per questa passione che lui diceva avesse per queste statuette, perché fino ad allora in effetti questi reperti venivano considerati un po' di serie B anche nei musei, non venivano neanche esposti, tenuti in scatoloni così, tutto negli scantinati dei musei. E invece lei aveva capito che questi reperti, diciamo, che di solito avevano delle riproduzioni che facevano pensare al genere, a dei simboli che lei riconduceva sempre al femminile, e le hanno fatto capire che ci doveva essere un culto, dei rituali che facevano riferimento ad una dea. E lei poi, analizzando la simbologia, anche poi da un certo momento in poi, quando è stato possibile, analizzando anche il contesto di ritrovamento degli scavi, dei reperti, ha capito che si trattava di un culto molto particolare, perché molto connesso alla vita quotidiana di queste antiche popolazioni, dei primi contadini europei, e quindi le statuette si trovavano, non so, per esempio nei granai, oppure si trovavano vicino al forno, quindi diciamo in cucina, diremmo oggi. E poi la cosa che si notava era comunque l'egualitarismo di queste popolazioni, perché nelle sepolture non c'erano delle forti distinzioni appunto fra una sepoltura e l'altra, né tantomeno fra genere maschile e femminile, per cui questo quadro alla fine che lei ha ricostruito era un quadro molto particolare, che faceva emergere delle grosse differenze rispetto ai siti dell'età del bronzo, che lei conosceva bene, dei quali si era appunto occupata fino a poco tempo prima, e finalmente, anziché trovare sempre armi, scontri, segni, diciamo, di distruzione, eccetera, aveva trovato invece dei siti che facevano pensare a delle culture molto collegate al mondo dell'arte, molto sensibili appunto ai cicli naturali. Quindi, diciamo, tutto un altro scenario, molto più pacifico, molto più egualitario di quelli che invece
seguiranno nell'età del bronzo. Tutto questo lei lo ha ricollegato alla teoria, diciamo, dell'invasione delle popolazioni Kurgan, che lei aveva già affrontato, diciamo, come tematica, perché la riprende da Gordon Child, che quei primi portatori, diciamo, della lingua indoeuropea, proto-indoeuropei, lei appunto definisce Kurgan dal nome delle loro sepolture, che erano delle collinette, che in russo venivano dette così, Kurgan, in qualche maniera è come se queste popolazioni avessero, diciamo, in qualche maniera fatto scomparire quelle che c'erano. E quindi i reperti che ha accumulato nei suoi primi scavi, Maria Gimbutas, diciamo che danno il quadro di una società dell'antica Europa che si trova nell'Europa sudorientale, che, diciamo, va dalla zona mediterranea al nord fino ai confini con la Polonia, comprende anche l'Ungheria, la Cecoslovacchia, e si spinge un po' fino all'Adriatico nella parte italiana e nella parte, diciamo, del pugliese, e questo è, diciamo, il territorio che è interessato dalla cosiddetta rivoluzione agricola. In quest'area, nei siti che appunto lei scava fra il 63 e l'81 circa, in Macedonia, nella ex Jugoslavia, nella Grecia settentrionale e anche in Italia a Scaloria, in Puglia, la grotta di Scaloria, i reperti, questi da lei direttamente scavati, ma anche quelli già, diciamo, esistenti e disponibili, fanno emergere il quadro con le datazioni a radiocarbonio di questa cultura pacifica, egualitaria e organizzata intorno al culto appunto della dea, che si sviluppa diciamo indisturbata fra il 7000 e il 4500, 6500, 4500, certo le datazioni sono sempre un po' sempre circa, non precise, mentre dal 4500 appunto cominciano a verificarsi delle anomalie, diciamo, nei siti che le scava. Nelle stratigrafie che riguardano il periodo dal 4500 in poi fino al 3000, a un certo punto ci sono dei segni di involuzione, ci sono anche degli spostamenti addirittura fisici dei siti che non sono più diciamo in pianura o sulle anse di fiume, quindi diciamo in zone esposte, ma si arroccano, tendono a risalire in altura. Quindi ci sono vari indizi che ci fanno comprendere che qualcosa appunto è accaduto a queste antiche culture che erano organizzate in un certo modo. E per esempio la ceramica si impoverisce, cioè l'alto livello artistico raggiunto piano piano decade, per esempio, addirittura in alcune zone magari si ritorna alla ceramica nemmeno decorata. Quindi insomma ci sono molti segnali che qualcosa non va. E questo in concomitanza appunto con la diffusione di queste nuove popolazioni che chiamiamo proto-indoeuropee e che Maria Gimbutas ha definito Kurgan, che provenivano dalle steppe pontiche nella Russia meridionale, a nord del Mar Nero. E contemporaneamente alla diffusione attraverso delle ondate, diciamo, migratorie o di invasione, non è ben chiaro quello che è appunto accaduto in quei tempi così lontani, sono datate da Maria Gimbutas nell'ultimo capitolo del libro La civiltà della Dea, nell'edizione italiana, nel secondo volume, al 4500 la prima, 3500 circa ovviamente la seconda e 3000 la terza. Dopo il 3000, diciamo, dopo il concludersi quindi di queste ondate migratorie,
È come se queste nuove popolazioni in qualche maniera hanno soffocato o proprio, non so, vinto in battaglie, non so, non ci sono ben chiari i segnali degli effettivi conflitti avvenuti, se non delle, ogni tanto ci sono appunto delle tracce di villaggi incendiati o appunto rasi al suolo, insomma, diciamo, da invasori, eccetera. E tutto questo fa sì che comunque questa antica Europa, questa civiltà dell'antica Europa, in qualche maniera si fonde ai nuovi invasori e si crea un qualcosa di nuovo che man mano si evidenzia poi nell'età del bronzo, e cioè la nascita appunto della nostra civiltà cosiddetta occidentale patriarcale. Però quello che ha scoperto appunto la Gimbutas ci fa capire che questa civiltà non è nata dal nulla, ma prima c'era qualcos'altro e quindi c'era un'altra civiltà, e questo ci fa capire che se il modello delle civiltà non è a senso unico, e se abbiamo appunto delle alternative, non è detto che non si possa superare l'attuale modello esistente, cioè quello patriarcale in cui viviamo, e si possa magari ripristinare magari l'antico modello. Non credo, perché però non si può, credo neppure io, perché immaginare il futuro è un modo per poi poterlo costruire. E se lo immaginiamo in un certo modo, pensando anche a un passato che conosciamo e lo vediamo in una luce diversa, ci può aiutare appunto a costruire un futuro diverso. Faccio una digressione rispetto che mi hai sollecitato, cioè c'è un tema di cui anche tu hai ulteriormente lavorato e che rende il lavoro, cioè la prospettiva, gli studi di Maria importantissimi, che è l'interdisciplinarietà. Poi ha portato Maria a fare delle connessioni molto importanti tra studi del folklore, mitologia, archeologia, porta a una nuova proprio consapevolezza questa interconnessione. So che tu hai approfondito, tra l'altro, questo aspetto. Io ho scritto un articolo, diciamo, su una mia ipotesi a proposito dell'archeomitologia e quindi del metodo interdisciplinare di Maria Gimbutas, alla luce, diciamo, di nuove metodologie di cui sono venuta a conoscenza, che superano addirittura l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà, che sono, diciamo, dei modi di associare varie discipline, però che alla fine del lavoro di ricerca svolto, diciamo che lasciano poi la situazione di partenza esattamente così come all'inizio, insomma, e non ci sono, diciamo, delle evoluzioni. Invece la transdisciplinarietà, diciamo che rappresenta un'alleanza fra diverse discipline, per cui oltre ad avere dei diversi punti di vista, si crea anche una fusione fra queste varie discipline e per cui si generano delle nuove aree disciplinari, delle nuove metodologie. In qualche maniera, diciamo che è un modo di fare ricerca e di studiare che cambia chi la sta facendo. E quindi c'è una trasformazione, non è una cosa statica come l'interdisciplinarietà o la multidisciplinarietà, che appunto lasciano lo status quo inalterato a livello scientifico e culturale, insomma. Vorrei che tu ci elaborassi, se puoi, un po' come metafora, che poi non lo è, perché in realtà è una disciplina,
di quello che ci ha illustrato adesso, questo contributo dell'archeomitologia, di cui esiste tra l'altro anche un sito che viene gestito da John Marler, Archeomitology. Sì. Ce ne vuoi parlare un po' e illustrare il contributo per anche ricercatrici che non sono specificatamente archeologhe oppure studiose di storia comparata o di miti? Sì, c'è l'Institute of Archaeomitology che è stato fondato ed è diretto da John Marler, che in questo momento nell'area europea è diretto da Harald Harman. Questo è un bel modello, diciamo, di transdisciplinarietà, perché appunto si fanno ricerche sia sull'ipotesi dell'antica scrittura europea, dell'Old Danube Script, c'è questa ipotesi che la scrittura addirittura sia nata in Europa molto prima che in Sumeria o a Babilonia, eccetera. E qui c'è appunto l'unione di varie competenze, perché c'è l'archeologia, c'è la linguistica, e poi c'è anche, secondo me, la cosa più interessante sarà quando, forse in futuro, grazie magari ai geroglifici cretesi, che per esempio vengono tenuti come riferimento per la possibile decifrazione di questa antica scrittura, che se veramente riuscissimo a decifrarli, lì veramente ci sarebbe un salto transdisciplinare, perché arriveremmo all'accesso diretto a quelle fonti che finora ci hanno parlato solo per decodifica simbolica, insomma. Però questa è un'ipotesi ancora troppo transdisciplinare. Chi lo sa, si stanno facendo dei salti incredibili, potrebbe arrivare. L'Istituto of Archaeomitology organizza molti convegni a livello internazionale su queste tematiche che si sono tenuti appunto in passato, e quindi dal punto di vista attivo culturale è molto importante l'opera svolta da questo istituto e da John Marler, soprattutto, che tuttora rappresenta il pensiero, insomma, di Maria Gimbutas ed è una sua divulgatrice a livello, insomma, internazionale. Ti riporterei su un altro filone, che è quello: Maria è stata una lavoratrice incredibile, oltre agli scavi, alle lezioni, che ha continuato anche quando già, insomma, era in condizione di salute precaria, i libri, articoli, più di 300 articoli. Ci sono delle peculiarità che mi piacerebbe, proprio per la tua competenza anche come traduttrice, di esplorare, perché credo ci possano fornire degli indizi importanti sul suo lavoro. Parto da uno dei libri più famosi, che è quello Il linguaggio della Dea, che è stato pubblicato nel 1989 in inglese e subito in italiano, però con un'incongruenza particolare, cioè il titolo è rimasto inalterato, Il linguaggio della Dea, The Language of the Goddess, ma il sottotitolo in italiano è diventato Mito e culto della Dea Madre nell'età neolitica, mentre in inglese era Unearthing the Hidden Symbols of Western Civilization. Cosa ti suscita quando ci sono questi cambiamenti così, così forti nella presentazione di un testo? Perché evidentemente noi viviamo in una cultura che è ancora profondamente Kurgan. Non dire profondamente sì. E quindi anche, diciamo, le istituzioni culturali come le case editrici, eccetera, vanno sempre con i piedi di piombo quando si trovano di fronte ad alternative così eclatanti e che mettono in discussione, in crisi, il modello appunto in cui viviamo e operiamo attualmente.
E quindi niente, è stato, non so se è stata una cosa, magari non è detto che sia stata fatta in maniera intenzionale, perché magari non è piaciuto quel sottotitolo per altre ragioni, però fatto sta che è stato sostituito con La Dea Madre, per esempio. Sì, esatto. E questo ci mette un po' sul chi va là, perché la Ghimbutas nelle sue opere è sempre stata molto chiara e ha parlato, diciamo, di questa dea che lei, di, la cui simbologia le ha ricostruito, non l'ha mai chiamata Dea Madre. La Dea Madre è, lei l'ha sempre chiamata la Grande Dea, la Grande Dea, perché lei è una dea che dà la vita, ma anche che dà, che toglie la vita e che poi la rigenera, quindi è una dea della vita, morte, rinascita. E il ciclo di rituali che fa capo a questa dea, quindi riguarda tutte e tre queste fasi. Quindi la Dea Madre è soltanto la prima fase, quella, diciamo, della dea che dà la vita. E manca tutto il contesto poi dialettico e successivo. Nella morte era connesso al tema della rigenerazione, non erano scisse queste. Quindi molto importante questa tua precisazione. C'era una connessione con, diciamo, con il mondo degli antenati, loro... almeno quel tipo di mentalità che lei è riuscita a ricostruire era il fatto che la vita cessa, ma si va appunto nel regno degli antenati, e dal regno degli antenati si ritorna tramite la rigenerazione a rivivere negli stessi clan, nelle stesse famiglie. Quindi è tutto un altro, un'altra mentalità. Noi non sappiamo, ovviamente, così come non sappiamo se esiste effettivamente la resurrezione che è promessa dalla religione cattolica, noi non sappiamo se il regno effettivamente degli antenati esiste e funzionava in questo modo. Però entrambi rispecchiano appunto due mentalità che sono diverse, perché quella che aspetta la resurrezione in un altro mondo non ha tanta cura di questo mondo. E invece quella che era un andirivieni tra questo mondo e l'altro faceva curare molto di più, no? Il mondo dove si sarebbe ritornati. E invece qui questa cura a noi manca molto. Il tuo immenso lavoro come traduttrice, prima dei due volumi in italiano della Civiltà della Dea, che escono, se non sbaglio, in Italia tra il 2012 e il 2013, mentre in inglese esce nel 91. Poi c'è anche il successivo immenso lavoro che tu hai fatto di traduzione dell'altro testo importantissimo, Dee e Dei, che è uscito, però era molto antico questo, cioè era un libro del 74, no? Che la prima edizione. Ecco, sì, la prima edizione 74, che noi in Italia esce con stampa alternativa, sempre a cura tua e con la tua traduzione, nel 2016. Sì. Anche di questi, soprattutto della civiltà, ma lascio che tu liberamente esprima quello che senti essere il contributo centrale di questi testi corposi, importanti, di Maria. Che cos'è questa civiltà per Maria Ghimbutas? La civiltà, lei intende, lo dice proprio esplicitamente in Dei Dei dell'antica Europa, la civiltà è qualunque popolazione umana che riesca a interagire positivamente con il proprio ambiente e creare le tecnologie, i sistemi sociali, i sistemi culturali per appunto assicurarsi una esistenza soddisfacente, insomma, su questa terra. Per cui diciamo che la civiltà dell'antica Europa risponde a questi requisiti, per cui possiamo, secondo lei, era appunto, la chiamava proprio esplicitamente civiltà dell'antica Europa. E questa sua definizione, per la prima volta, la si trova proprio in quello che all'epoca, nel 74, è uscito come gli dei e le dee dell'antica Europa, perché anche in quel caso la casa editrice, l'editore trovava inverosimile che si dovesse precedere il maschile con il femminile quando si parlava di divinità, per cui
in quel momento la Gimbutas ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco e quindi per pur di fare uscire il libro ha accettato la distorsione del titolo. Però nella seconda edizione, con i tempi già un po' cambiati, diciamo nel 1982, ha potuto ripristinare insomma il titolo che lei aveva scelto, che aveva scelto in base al fatto che appunto la maggioranza delle statuette sono statuette femminili, evidentemente femminili, con dei caratteri proprio sessuali specifici, come il triangolo pubico, il seno, eccetera, eccetera. Quindi sulla tua esperienza, che cosa nella tua propria vita, questo incontro con Maria, il lavoro che hai fatto, che hai svolto, che è stato molto importante nella traduzione di questi testi fondamentali, tu l'avevi già incontrata prima, eri già a conoscenza prima di... Cioè, quando l'hai incontrata e che cosa ha avuto come influsso sul tuo lavoro, sui tuoi studi, sulle tue ricerche? Sì, io Maria Gimbutas l'ho incontrata leggendo Donne che corrono con i lupi, era il 1996, e mi ha colpito ovviamente il titolo, La civiltà della dea, perché già ero venuta un po' a conoscenza di queste possibilità che esistesse anche un matriarcato oltre che un patriarcato, e questo lo avevo trovato in delle letture astrologiche che avevo fatto quando ero un po' più che adolescente, diciamo, leggendo i testi di Lisa Morpurgo. E quindi questo primo interesse così da ragazzina si è un po' risvegliato quando mi sono imbattuta nella bibliografia del libro delle donne che corrono con i lupi, La civiltà della dea. Ovviamente sono andata subito a cercarlo e l'ho letto proprio con grande interesse e passione. Poi ho subito organizzato un ciclo di conferenze dove abitavo, c'era un'associazione di donne che si chiama Progetto Donna, e lì subito ho fatto delle associazioni, insomma, con quello che io già ne sapevo avendo letto appunto i testi della Morpurgo. E poi da lì niente, poi è diventato tutto una fonte di ispirazione per qualunque cosa ho fatto poi andando avanti, insomma. Ti interrompo un secondo per cogliere l'occasione per dire che alcuni tuoi articoli, tra cui questo, poi compariranno sul sito di Armonia, quindi sarà possibile approfondire anche questi particolari aspetti che hai trattato. In questo mi è stato d'aiuto anche l'opera comunque di Miriam Dexter, che è un'allieva della Gimbutas, che ha fatto degli studi specifici su come si sono trasformate queste idee di età neolitica poi nell'età antica, e con delle nuove chiavi di lettura, diciamo. Grazie, Maria. E ci avviamo verso la conclusione e quindi arriverei un po' alla mia ultima domanda, però prima di farla vorrei leggere un tuo passaggio, in cui scrivi che tornare a un passato così diverso e vedere che si può realizzare un'alternativa su questa terra perché già esistita, l'età dell'oro che diventa realtà storica, può incoraggiare il cambiamento, un futuro di evoluzione che dovrà passare per una nuova visione ecologica e culturale, in cui l'antica Europa potrà dare un ottimo esempio e un punto di riferimento. Quindi, possiamo utilizzare tutto questo contributo, questa eredità che ci arriva da Maria e da tante altre studiose e studiosi per vedere una nuova civiltà, un nuovo mondo? Cosa dici? Diciamo che noi lo vediamo, ovviamente. È una speranza. E soprattutto quello che ci può, a parte diciamo dal punto di vista spirituale, che anche può essere anche importante, ma anche proprio il punto di vista ecologico è anche importante, cioè il saper vivere in armonia ecologica
con il proprio ambiente, cosa che le popolazioni neolitiche europee erano riuscite a fare pur avendo un esteso e sviluppato sistema anche urbano, perché questi villaggi alla fine si erano di origine contadina, si erano estesi, eravamo arrivati a città come quella di Çatalhöyük, ma c'era una rete, diciamo, urbana molto sviluppata, anche di le vie di navigazione fluviali e marittime che portavano insomma le merci, si vedeva che si spostavano il marmo e altre materie prime, insomma, che si ritrovavano. Sì, città assolutamente sviluppate. Sì, sì, quindi voglio dire, non è che dobbiamo regredire. No, no, sarebbe un po' difficile, però... Allora, grazie per questa tua condivisione, per questa tua disponibilità, e speriamo di ritrovarci presto a parlare di matriarcato e anche di astrologia. Va bene, relazioni collaterali, diciamo. Sì, grazie ancora. Ok, grazie a te. Grazie, ciao. Ciao. Ciao.